E oggi parliamo del segretario generale della NATO, Jens Stoltenberg. E perché? Perché ieri, 13 giugno 2024, a Bruxelles si sono riuniti i ministri della difesa della NATO per concordare un nuovo piano per fornire assistenza alla sicurezza a lungo termine e addestramento militare all'Ucraina, dopo che l'Ungheria ha promesso di non porre il veto al progetto, purché non sia costretta a parteciparvi. Quindi si sono riuniti tutti i ministri della difesa in vista del vertice di tutti i leader dell'Alleanza Atlantica che si terrà a luglio. E indovinate dove? Ebbene sì, negli Stati Uniti d'America, da Mr. Biden. Ma qual è la notizia che ci riguarda da vicino? È questa. ANSA, alcune fonti NATO dicono che l'Italia è un alleato chiave e deve aumentare la spesa militare. E questo chi lo sostiene? Un alto funzionario dell'alleanza, CUP del salotto di Mimer. È vero, si tratta proprio di un alto funzionario, perché è 1,90. Fosse stato 2 metri, 2,05 metri, sarebbe stato un altissimo funzionario. E cosa ha detto questo alto funzionario? L'Italia è un alleato molto importante della NATO, fa parte del gruppo di condivisione delle armi nucleari e ha un ruolo cruciale nel Mediterraneo. Per questo pensiamo che debba aumentare il livello di spesa militare. Devono decidere loro per noi. Molto interessante. L'Italia storicamente è sempre stata in grado di investire nelle priorità indicate dalla NATO. Fa molto in termini di ricerca e di base industriale e ha un bilancio molto complesso. È difficile fare paragoni con altri alleati. E per finire ha precisato che è necessario arrivare al 2% del PIL. Quindi loro decidono tutto per noi, che dobbiamo aumentare la spesa e anche di quanto deve arrivare, secondo loro, al 2% del PIL, il prodotto interno lordo. A questo punto, ministro Crosetto, presidente Meloni, cosa fate? Accettate silenti? Fate un po' di contrattazione, lasciate decidere gli italiani, non lo so, perché gli italiani questa guerra non la vogliono e certamente non vogliono che i loro soldi vengano investiti nelle armi, cioè per fare del male ad altre persone. Ma è per difendere il più debole. Bene, ci sono altre strade, se si volessero attuare, ci sarebbero altre strade. E non certamente quella. L'Italia ha altri problemi. E per ora è tutto. Voi che idea vi siete fatti di tutto questo? Fatemelo sapere in un commento. Se ti è piaciuto, lascia un grande like. E se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale.